in campo il Codacons, che avvia l'azione risarcitoria per i cittadini abbandonati per 10 ore sulla 3. Intanto, al procuratore Granieri arriva materiale filmato e fotografico che testimonia i gravi disagi subiti dagli automobilisti. L'inchiesta aperta alla magistratura cosentina comincia a prendere corpo nelle prossime ore, il via ai primi interrogatori. Sono 3 le cosche coinvolte nell'operazione denominata Saggio 2, seguita stamattina ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto di 19 persone. Il sindaco di Bisignano scrive al prefetto di Cosenza per chiedere di presenziare al vertice per l'ordine e la sicurezza pubblica. Qui troppi furti e tanta droga. La deputata pentastellata Dalila Nesci ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica per fermare quello che definisce un provvedimento incostituzionale con il quale si sancisce la nascita dell'azienda ospedaliera universitaria d'Ulbecco. Sit-in dei 400 alunni del liceo classico di Vibo che chiedono di essere ricevuti dal prefetto della città. Senza riscaldamento, dicono, è impossibile svolgere le lezioni. L'ente parco della Sila vuole ripristinare il vecchio e suggestivo trenino bianco che attraversava tutto l'altopiano. Già pronto il piano di fattibilità. Buonasera dal TG10. Quello che è avvenuto martedì a Cosenza, allo svincolo, o meglio sul tratto autostradale della 3 fra Rogliano, Altiglia, Grimaldi, è il classico caso che nel linguaggio giornalistico si definisce una tragedia sfiorata, perché per fortuna non è successo nulla di grave alle persone, ma è stata un'avventura, una disavventura davvero terribile. Adesso, al di là delle sterili polemiche in atto del classico scaricabarile, è il momento di capire quali siano state le eventuali responsabilità e soprattutto di prendere appunti perché ciò non avvenga più, e casomai anche risarcire, lo chiede il Codacons. C'è la magistratura che indaga e sono state acquisite delle immagini importanti che potranno definire al meglio la vicenda. Sentiamo. Sul tavolo del procuratore di Cosenza, Dario Granieri, continuano ad arrivare le foto dell'inferno bianco sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, le denunce dei cittadini che hanno temuto il peggio in quelle 10 ore maledette in cui gli unici centralini a rispondere erano i nostri. La redazione che ha rilanciato nei TG la drammaticità di quello che stava accadendo, ritardi inaccettabili nei soccorsi su cui ora il Palazzo di Giustizia Abruzzo vuole fare luce, vagliate le carte, si procederà con i primi interrogatori. Tra gli automobilisti bloccati anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Oreste Morcavallo, che racconta quella che chiama Odissea, aggiungendo: allo svincolo di Falerna i dipendenti ANAS ci hanno consigliato di proseguire perché l'autostrada era tutta percorribile. Il dato evidente è che dinanzi all'emergenza vera non si ha capacità di gestione e di errori ne sono stati commessi. D'altronde la difficoltà è venuta fuori anche nell'incontro con i giornalisti in prefettura. E nella giornata di ieri è stato adottato il primo provvedimento con il commissariamento dell'ANAS. Oggi sul caso c'è un'interrogazione del consigliere regionale Fausto Orso Marso in merito al ruolo della protezione civile, documento indirizzato al presidente Oliverio. Nel pomeriggio in campo anche il Codacons, l'associazione dei consumatori, ha lanciato un'azione risarcitoria finalizzata a far ottenere ai cittadini interessati il risarcimento del danno. Già domani dal sito del Codacons sarà possibile scaricare l'apposito modulo. I cittadini continuano a chiamare redazione e a chiedere a cosa servono i protocolli tra le istituzioni se poi restano lettera morta. Giriamo la domanda alla burocrazia zelante zoppa che nel concreto ha trasformato una piccola nevicata in un incubo. La società civile non ci sta a pagare le tasse, non avere servizi, non ci sta a sentirsi colpevolizzare. Non tutti, ci dicono, erano sprovvisti dalle gomme da neve. Quella società civile che ora chiede giustizia. Odissea, incubo, termini ricorrenti per definire una vicenda che ha veramente dell'assurdo, in cui ci sono stati tanti errori di gestione e anche, se ci permettete, anche una mancanza di inventiva e di eroismo che forse si richiede in certi casi per andare oltre il compitino che molti calabresi sono abituati a svolgere, anche quelli che gestiscono settori importanti. Parliamo di cronaca, arresti tra le cosche coinvolte in operazione denominata Saggio 2, eseguita stamattina dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, 19 le persone arrestate. Sentiamo.
I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori e dai colleghi delle altre province calabresi, stamattina hanno fornito un ricco bottino alla direzione distrettuale antimafia di Reggio, consegnando in stato di arresto 19 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, favoreggiamento personale, danneggiamento seguito da incendio, introduzione nello stato di monete false, violazione di disposizioni per il controllo delle armi e in materia di armi clandestine, detenzione di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. Reggio, Vibo, Catanzaro, Cosenza, Chieti e Verbania, le città interessate dal secondo atto dell'operazione Saggio Compagno, che prende il nome dall'appellativo con cui il principale indagato, Giuseppe Ladini, si rivolgeva al suo uomo più fidato, Leonardo Tigliani, operazione che già grazie alle indagini del comando provinciale dei carabinieri di Reggio aveva portato all'esecuzione di un decreto di fermo e di un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, rispettivamente nei confronti di 36 e 29 persone. L'indagine aveva permesso di accertare che Ladini, con la stretta collaborazione morale e materiale della moglie e di tutto il suo nucleo familiare, aveva manifestato la chiara volontà di costruire a cinque fronti una nuova articolazione criminale sotto la sua guida. Dei soggetti arrestati oggi, i carabinieri tracciano dei profili che rilevano ruoli precisi all'interno dell'organizzazione criminale. Di Antonella Abruzzese rilevano, per esempio, la sua spregiudicatezza senza pari nella riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi, nell'occultamento delle armi e nella movimentazione delle stesse. Di Fortunato Foriglio gli investigatori raccontano invece che aveva assunto in più circostanze gravi comportamenti intimidatori, sintomatici della sua capacità di imporre atteggiamenti omertosi, palesando una spregiudicata reiterazione anche delle condotte che in passato ne avevano determinato la condanna sia per estorsione che per associazione mafiosa. Spostiamoci adesso a Bisignano, nel Cosentino, dove c'è preoccupazione per l'escalation dei furti che sta interessando la città. I ladri approfittano della tranquillità per mettere a segno i colpi, il modus operandi è sempre lo stesso, ma viventi che entrano in azione anche in pieno giorno, situazione preoccupante che ha portato il primo cittadino a chiedere l'intervento del prefetto e delle forze dell'ordine. Anna Franchino, sentiamo. Agiscono indisturbati sia in zone isolate che in pieno centro città e molte volte non aspettano nemmeno che i proprietari escano di casa. Si intrufolano all'interno e portano via le cose di valore. Un'escalation di furti che da qualche mese sta interessando Bisignano e che ha creato apprensione ed insicurezza fra i cittadini che si sono rivolti al sindaco per esternare la loro preoccupazione. Damiano Grispo allora ha deciso di chiedere l'intervento del prefetto Tomao e delle forze dell'ordine. Chiediamo maggiore rafforzamento delle forze dell'ordine, delle forze di controllo del territorio, questo chiediamo. E ritengo che questo è necessario, cioè al di là adesso che il fenomeno che si è generato ci ha veramente spinti, perché abbiamo la necessità, sentiamo questo peso. Ma comunque il rafforzamento, pur nelle ristrettezze che siamo consapevoli, io credo che sia necessario, non soltanto per prevenire e reprimere eventuali altri fenomeni, ma per garantire ancora di più i nostri concittadini. Cioè, noi abbiamo bisogno delle forze dell'ordine, delle forze di controllo, il cittadino deve sentirsi sicuro. Il modus operandi è sempre lo stesso. Ma ci sono discrepanze sulle testimonianze di chi ha subito la triste esperienza. Per alcuni i malviventi sono italiani, per altri dell'est europeo. Ma il sindaco ci tiene a sottolineare che siamo da sempre un paese accogliente che favorisce l'integrazione. I furti avvengono dovunque, sia nelle zone magari più marginali e anche nelle zone centrali. Questo ancor di più ci preoccupa. È chiaro che il fenomeno può essere determinato da diverse persone. Sicuramente la presenza di cittadini stranieri potrebbe anche essere questo, ma questo non deve servirci per dire ok, sono gli stranieri che determinano questo, perché molti cittadini hanno anche affermato che le persone con cui si sono impattati parlavano anche una lingua italiana. Del fenomeno criminale si è discusso anche in consiglio comunale. La polizia municipale e i carabinieri fanno quello che possono, ma gli uomini ed i mezzi risultano insufficienti, soprattutto di fronte ad una preoccupazione crescente dei cittadini che sentono minacciata la loro incolumità e libertà.
dopo il Consiglio Comunale avevamo già discusso e sono stato quindi chiamato e incaricato a fare qualche azione. Per questo ho fatto una lettera dove ho chiesto ausilio, aiuto alle autorità superiori, al signor Prefetto, all'Arma dei Carabinieri, alla Questura, affinché possa essere rafforzato il controllo sul nostro territorio. Altri fatti, altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca. È stato arrestato dai carabinieri un 32enne algerino che, dopo essere salito sul tetto del municipio di Casignana, centro del Regino, assieme alla moglie e ai figli di 2 e 3 anni, ha puntato un coltello al collo dei bambini minacciando di ucciderli. La protesta del 32enne per la mancata assegnazione di un alloggio popolare. E di un morto e 2 feriti, il bilancio dell'incidente è avvenuto questa mattina lungo la statale 106 Ionica, nel tratto compreso tra Melisse e Ciromarina. Nello scontro frontale tra un fuoristrada e un furgone ha perso la vita un 29enne di Torre Melisse, è deceduto dopo il trasporto in ospedale. Sulle cause dell'incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Aveva in auto 0,5 chilo di cocaina. Un 47enne di Oppido Mamertina è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Castrovillari allo svincolo di Tarsia dell'A3. L'uomo dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Guardia di Finanza di Crotone ha denunciato, con l'accusa di trattamento illecito di dati personali, la titolare di una ricevitoria abilitata al rilascio di biglietti per le partite casalinghe del Crotone Calcio. La donna avrebbe messo un biglietto con i dati di una persona diversa da quella che poi ha utilizzato il ticket. Per la titolare della ricevitoria anche una sanzione da 20.000 euro. Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, denuncia il caso di un ragazzino 12enne disabile vittima a scuola di atti di bullismo. Il giovane, inoltre, che frequenta la seconda media di un istituto comprensivo dell'Interland Cosentino, è da 4 mesi senza insegnante di sostegno. Corbelli rivolge un appello ai genitori, dei compagni di classe del ragazzino, ai docenti e al dirigente scolastico affinché intervengano per evitare che la vicenda possa avere conseguenze drammatiche. Adesso parliamo invece di un altro argomento, parliamo del cimitero di Rende, perché c'è una denuncia da parte del consigliere Micei, Movimento 5 Stelle, perché sono 109 bare che aspettano di essere messe sotto terra oppure nei loculi. Solleva il caso il consigliere dei 5 Stelle e denuncia, la situazione è sempre più critica. In una interrogazione al sindaco chiede di conoscere il cronoprogramma dei lavori e la data di consegna alla città della nuova struttura cimiteriale. Parliamo invece delle strutture che per le province si occupano dell'occupazione. Scusate il gioco di parole, gli uffici per l'impiego, situazione critica da parte denunciata dai dipendenti che non sanno che fine faranno. Non sanno bene se con il trasferimento delle competenze dalle province alle regioni cambierà il loro ruolo. E già cominciano ad accusare ritardi nei pagamenti, quindi situazione che si fa pesante e non è certo la migliore situazione per lavorare e dare opportunità di lavoro. Quale sarà il loro futuro? Che fine faranno i centri dell'impiego? Non è proprio uno spot edificante per la macchina organizzativa calabrese che dovrebbe facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei cittadini in cerca di occupazione. I 400 dipendenti dei 15 centri regionali attendono risposte sulla propria destinazione e vivono nell'incertezza determinata dal passaggio di competenze dalle province alla regione. Noi da più tempo stiamo chiedendo alla regione come voler utilizzare questo personale in base al decreto legislativo 150 che trasferisce temporaneamente la gestione di questo personale alle regioni. Quindi da settembre ad oggi la regione non si è decisa come utilizzare questo personale. Ci sono 3 opzioni, quelli di lasciarli in avvalimento alle province, quello di costituire un'agenzia regionale e quello temporaneamente, la soluzione che noi stiamo sollecitando, quello di un passaggio temporaneo alla Regione Calabria in attesa della costituzione dell'agenzia nazionale che deve poi accogliere questo personale. L'unica certezza è che il personale e i sindacati bocciano l'ipotesi di un trasferimento in enti strumentali della regione. Ecco perché, se questo era l'intento dei vertici regionali, la questione necessiterà di nuovi confronti e diverse valutazioni. Essendo noi dipendenti pubblici, chiediamo di transitare in un ente pubblico, quindi o una struttura dedicata all'interno della Regione Calabria, oppure in questa fase particolare di transizione, finché non viene istituita definitivamente l'ANPAL e vengono istituite le agenzie regionali,
che siamo ancora in carico alle province, che poi diventeranno aree vaste, continuando a lavorare così come stiamo continuando a lavorare. Continua a sollevare polemiche la fusione tra l'ospedale Pugliese Ciaccio e il Policlinico Mater Domini Catanzaro, decisa dal commissario Scura. Tanti i no, tante le polemiche, tante le critiche. La parlamentare 5 Stelle Dalila Nesci parla di violazione della Costituzione, spiega il perché e chiede l'intervento del Presidente della Repubblica. Il punto nel servizio di Marisa Fallico, sentiamo. Chissà cosa penserebbe se fosse ancora vivo lo scienziato premio Nobel per la medicina nel 75 Renato Dulbecco, delle polemiche feroci che stanno accompagnando la nascita del centro ospedaliero universitario a lui dedicato, in omaggio alle sue origini catanzaresi ma anche ai suoi meriti scientifici. Non passa giorno che sull'integrazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio e il Policlinico Universitario Mater Domini, ovvero l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco, decisa dal commissario Scura con il rettore Quattrone, che qualcuno ha definito accordo storico, non piovano critiche, diffide e quant'altro. In prima linea la parlamentare 5 Stelle Dalila Nesci, che ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Per la Nesci il provvedimento profila una grave violazione della Costituzione. Il motivo? La Magna Carta della Repubblica impedisce al commissario Scura di realizzare l'integrazione per decreto, in quanto la potestà legislativa in ogni materia che non sia riservata espressamente allo Stato è in capo alle regioni. Tradotto, un'eventuale fusione tra Pugliese Ciaccio e Policlinico deve essere sancita dal Consiglio regionale. I poteri delegati alla struttura commissariale non possono scavalcare le disposizioni costituzionali. Nessuna esigenza riguardante il piano di rientro, e Scura ha posto in questi termini il suo decreto, può legittimare, prosegue la Nesci, una violazione della Carta Costituzionale. A sostegno delle sue affermazioni, la parlamentare fa riferimento ad alcune sentenze della Corte Costituzionale. La parlamentare pentastellata ovviamente non trascura di lanciare i suoi strali anche sul governatore Oliveri e sul presidente del Consiglio regionale Irto, a suo dire chiusi in un incomprensibile lungo silenzio. Un altro no che si aggiunge ai tanti no, alle tante perplessità sollevate da più parti, tra cui l'Associazione Catanzaro Capitale, che parla di un qualcosa di alieno partorito nelle segrete stanze del solito potere burocratico, mentre si trascurano i problemi veri, i livelli essenziali di assistenza sono a rischio, le prestazioni ambulatoriali, soprattutto a livello diagnostico, insufficienti e limitate. Con la fusione si avrebbe una contrazione dei posti letto da 900 a 700. Ma lui, il commissario Scura, va avanti, continua a difendere la sua decisione, che sarebbe in linea con le prerogative del mandato. Una vicenda destinata ad acuire le tensioni nella sanità calabrese. Andiamo a Vibo adesso per la protesta degli studenti costretti a studiare in aule gelide da un po' di tempo. Dopo i giorni di pioggia, di nevischio, oggi il sole, ma la temperatura è ancora di appena 5 gradi. È difficile stare in aula quando le aule non sono riscaldate. I ragazzi del liceo classico però con grande serietà non si sono allontanati dal perimetro scolastico, semplicemente non sono entrati in classe per testimoniare il disagio nel quale si trovano e sono ancora qui, a dimostrazione del fatto che per loro non voleva essere una giornata di vacanza, ma semplicemente un modo per dimostrare le condizioni in cui si trovano. Siamo con il rappresentante d'istituto, spieghiamo cosa succede stamattina. Sì, allora praticamente noi sono due giorni che siamo in dialogo con il preside. Stiamo chiedendo l'uscita anticipata perché nelle aule non è rispettata la temperatura così come nei corridoi scolastici. Noi abbiamo un termostato comprato da noi con i nostri fondi in cui misuriamo la temperatura giorno per giorno, in cui la temperatura è di 12 gradi nei corridoi e secondo il decreto del Presidente della Repubblica, numero 74, la temperatura deve essere almeno di 20 gradi con 2 gradi di tolleranza. Adesso, la nostra non è una scusa di non fare scuola perché non avrebbe senso, siamo un liceo classico, siamo dediti allo studio. Il problema è che il dialogo adesso si è un po' interrotto perché il preside oggi ha messo comunque una nota assenza arbitraria che domani dovrà essere giustificata dai genitori. Noi abbiamo provato a chiedere l'uscita anticipata ma il preside non prende più la responsabilità come lo prevede la legge.
Siamo andati noi ieri una delegazione di studenti del liceo classico come rappresentanti alla prefettura e ci hanno detto che per ascoltarci e per avere un incontro ci vogliono 10 giorni, ma il problema è adesso. Quindi noi non sappiamo più come appellarci, adesso vorremmo andare a fare una manifestazione per andare a chiedere un incontro prima con il prefetto per provare a risolvere la situazione, almeno per queste giornate in cui la temperatura è seriamente fredda o un aumento dei termosifoni di un'ora, non chiediamo tanto, dovrebbero essere accesi 12 ore o almeno la possibilità che i presidi sia concessa di, cioè sia concessa la possibilità ai presidi di farci uscire prima. Guardate, noi abbiamo qua 400 persone siamo fuori, non è che dite sono rimasti a casa a dormire, quindi ci appelliamo anche all'opinione pubblica per sensibilizzare il più possibile la situazione perché siamo messi veramente male. Ancora un record negativo per la Calabria che riguarda le ferrovie, c'è una tratta fra le 10 peggiori tratte d'Italia, la Reggio Calabria-Taranto, non è una novità, continuiamo ad andare a due velocità ormai da tantissimo tempo, tant'è che quando viene inaugurato un nuovo convoglio ferroviario si fa grande festa, è successo un mese fa con l'inaugurazione del Swing che è entrato in funzione sulle tratte calabresi. Benvengano altri locomotori e altri vagoni per i viaggiatori calabresi, lo testimonia anche Pendolaria di Legambiente, un'inchiesta, sentiamo. Convogli con carrozze vetuste, con porte guaste e senza aria condizionata e ancora problemi ai finestrini e ai servizi igienici, ritardi e soppressioni a causa dei treni vecchi. Pensate un po', l'età media dei treni in Calabria è di oltre 21 anni. La nostra è tra le 10 peggiori tratte ferroviarie d'Italia, uno dei tanti primati negativi che ci pregiamo di detenere. E quanto emerge dal rapporto Pendolaria 2015 di Legambiente, dove dal dossier emergono tutte le criticità che riguardano la linea ferrata calabrese. Secondo l'associazione ambientalista, a causa del taglio di 20 milioni di euro della Regione Calabria al contratto di servizio con Trenitalia, la linea ionica ha visto la soppressione di 26 treni regionali, poi diventati 16, con un conseguente enorme disagio per la costa ionica lucana. Tra il 2010 e il 2015 il taglio al servizio ferroviario è stato pari al 26% in Calabria, ma la notizia di tre nuovi treni ATR 220 Swing, che Trenitalia ha destinato al servizio ferroviario regionale sulla linea ionica Sibari-Reggio Calabria, rappresentano un primo buon risultato. Insomma, come in tutte le classifiche, si evidenzia un paese che viaggia a due velocità, bene il nord con treni moderni e super veloci ed un'ampia scelta, male il sud dove sembra di essere quasi al terzo mondo, con convogli soppressi e in molti casi sostituiti dagli autobus. L'augurio è che qualcosa cambi in fretta, l'appello è delle associazioni e dei pendolari costretti ogni giorno a confrontarsi con una realtà che assomiglia di più al vecchio West. Pensare che i treni erano un tempo un vanto della nostra regione, in particolare quelli che attraversano zone impervie ma spettacolari dal punto di vista dello scenario naturalistico. Il Parco Nazionale della Sila ha avviato l'iter per ripristinare il trenino bianco, appunto, silano. Sentiamo. Ripartirà il mitico trenino della Sila. Il Parco Nazionale della Sila infatti ha avviato un progetto di fattibilità presentato all'Orica dal commissario dell'ente Sonia Ferrari ai rappresentanti delle amministrazioni comunali nei quali ricade il tracciato della storica ferrovia silana. Un'importante opera è stato evidenziato sia dal punto di vista turistico che della mobilità sostenibile. È da molto tempo che ci stiamo impegnando, abbiamo fatto a suo tempo anche una convenzione con le ferrovie e con la provincia e abbiamo presentato un progetto di massima, perché questa è una risorsa importantissima dal punto di vista turistico, che ha un grande richiamo, una grande attrattiva e quindi che sarebbe veramente, veramente importante per il territorio. Oggi è una giornata importante dove le comunità scelgono insieme all'ente parco la strada da percorrere per lo sviluppo futuro dell'altopiano. Noi crediamo come amministrazione comunale di San Giovanni Fiore che la ferrovia sia un asset importante per lo sviluppo del territorio, perché può essere quell'asso di penetrazione sul territorio del parco che riuscirebbe a collegare l'area urbana cosentina a quello che è il territorio del parco. Nel corso dell'incontro è stato anche evidenziato l'impegno del Comitato Popolare costituitosi per la valorizzazione del trenino. Sono tantissime le persone che ci contattano e credono in questo progetto, tant'è vero che si organizzano diverse escursioni anche lungo la vecchia stazione di San Nicola, dove praticamente
praticamente si fa conoscere ai turisti l'importanza della tratta e la bellezza poi che c'ha effettivamente la tratta asilana. Inaugurata a Reggio la biblioteca storico-filosofica di Liceo Classico Campanella, alla presenza del professor Villari, che ha indicato il libro come speranza. Risuonano ancora quasi come verità assoluta le parole del professor Lucio Villari nell'aula magna del Liceo Classico Tommaso Campanella, ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Roma III ed ex allievo del liceo, ospite dell'istituto diretto da Maria Rosaria Lao per inaugurare la biblioteca storico-filosofica composta da testi che lui stesso ha deciso di donare alla sua ex scuola. Certamente parlare oggi del libro come strumento indispensabile di cultura è ancora più necessario, soprattutto per le giovani generazioni avvezze all'utilizzo di dispositivi elettronici più disparati che ormai sostituiscono a tutti gli effetti la carta. Ah, certamente, che altri regali si possono fare? Restano sempre delle cose effimere rispetto al valore, diciamo, quasi perenne che ha il libro come simbolo di conoscenza, ma come simbolo di eternità della cultura. La cultura è qualcosa che non può essere mai cancellata e non può mai entrare in una crisi definitiva, perché fa parte dell'esistenza di ciascuno di noi, anche se molti di noi magari non ne sono sempre consapevoli. Ma questa perennità e questo valore eterno della cultura e quindi del libro che la rappresenta restano come, diciamo, la metafora dell'esistenza umana. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.